Un saluto a tutti gli amici nerazzurri e bentornati sul canale. Dopo la vittoria in trasferta per 2-1 a Parma, una vittoria molto sofferta in un campo da sempre ostico per i colori nerazzurri, l'Inter di Conte affronterà l'Atalanta di Gasperini. È da tempo che aspetto questa sfida perché l'Atalanta è una squadra in salute e che effettua un calcio molto propositivo e potrebbe anche darci dei segnali sul nostro stato di salute a livello europeo. La classifica ci sorride, ma mi aspetto una partita giocata con la concentrazione giusta, ma senza quella pressione che possa portare a degli errori tecnici individuali. Ma prima di iniziare, vi invito a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Nella partita d'andata, l'Inter si schierava con il classico 3-4-1-2, con Barella trequartista e Sanchez al posto di Lukaku, mentre l'Atalanta, fedele al suo 3-5-2, era orfana solo di Ilicic, che non era nelle condizioni migliori all'inizio della stagione. Come al solito andremo in ordine cronologico analizzando le situazioni dell'andata. Nei primi minuti di gioco la partita vede due squadre che si studiano, quindi una partita molto tattica con entrambe le squadre che commettono molti falli per bloccare le ripartenze avversarie. E proprio al quinto minuto arriva una punizione molto pericolosa dal limite dell'area per l'Atalanta. In questa azione vediamo tutta la pericolosità dei trequartisti bergamaschi con Miranchuk che prima si allarga portando via Bastoni dalla sua posizione e poi si accentra ricevendo palla. Qui possiamo trovare uno spazio lasciato dalle mezze ali nerazzurre che non accorciano con la difesa. Miranchuk trova il passaggio per Zapata che spalle alla porta viene esteso da Darmian. All'ottavo minuto troviamo un'ottima discesa di Darmian sulla destra, lanciato da Barella. L'ex Manchester United arriva sul fondo e riesce a crossare al centro dell'area di rigore dove trova Lautaro, ma la sua conclusione viene ribattuta in angolo da Romero. In questa azione possiamo notare come l'Atalanta decide di difendere molto alta sul possesso palla nerazzurro e si è venuto a creare un ottimo 3 contro 3 che potrebbe, in caso di contropiede, risultare decisivo. Nei primi 20 minuti del match l'Inter riesce a coprire bene le avanzate degli Atalantini, con le mezze ali che si abbassano a ridosso dei difensori creando densità, anche grazie a Sanchez che spesso si abbassa per dare supporto sulla fascia sinistra. Infatti finora è lui che con i suoi movimenti sulla tre quarti riesce a creare dei dinamismi che mettono in difficoltà i giocatori bergamaschi. È proprio grazie a questo movimento che al 24esimo Bastoni riceve palla sulla sinistra e riesce a trovare un cross all'interno dell'area di rigore dove Vidal arriva e ma di testa non riesce a centrare lo specchio della porta. Qui infatti possiamo notare come Sanchez è ben marcato da tre giocatori dell'Atalanta che triplicano la marcatura e lasciano lo spazio libero a Bastoni per ricevere palla e trovare il cross tutto solo. Il primo tempo si conclude sullo 0-0. Negli ultimi 15 minuti nessuna delle due squadre riuscirà a provare la conclusione verso la porta avversaria. Nei primi 45 minuti entrambe le squadre sono state molto attente alla fase difensiva, cercando di studiare l'avversario per poi trovare dei punti deboli da sfruttare nella seconda frazione di gioco. All'inizio del secondo tempo le squadre cercano di mantenere la stessa concentrazione vista nei primi 45 minuti, ma l'Inter di Conte inizia a portare piano piano più uomini all'interno dell'area di rigore atalantina. E al 58esimo vediamo Barella che trova un ottimo passaggio centrale per Brozovic che si è liberato tra le linee. Il croato vede l'ottimo movimento di Young sulla sinistra, il lancio è perfetto e Young punta a Tebor all'interno dell'area di rigore. Nel frattempo vediamo il movimento ad incrociare di Martinez che va verso il primo palo, mentre Sanchez va verso il secondo palo, portando via l'uomo. Il cross di Young trova Martinez che sorprende Jim City e di testa batte Sportiello per il gol dell'1-0. Dopo il gol dell'1-0 l'Inter riesce a mantenere gli uomini di Gasperini fuori dalla tre quarti nerazzurra e al 64esimo addirittura l'occasione per raddoppiare, con Barella che prova una verticalizzazione verso Lautaro Martinez che non arriva sul pallone ma arriva Sanchez che si appoggia all'argentino il quale vede il movimento di Vidal ad inserirsi centralmente. Il pallone per il cileno è buono che arriva davanti a Sportiello e vede la sua conclusione ribattuta. Nel frattempo arriva Barella che però da pochi passi tira di nuovo centralmente e Sportiello para ancora. Qui ci sono due appunti che voglio fare, sono entrambi sulle conclusioni. La prima quella di Vidal, troppo centrale, e poi c'è quella di Barella, che una volta arrivato a tu per tu col portiere poteva tirare rasoterra per vanificare l'intervento di Sportiello.
Dopo questa grande occasione per l'Inter, l'Atalanta prova a riacciuffare la partita portando più uomini all'interno della trequarti nerazzurra e al 78esimo riescono a trovare il gol del pareggio, con Muriel che trova un ottimo corridoio per Miranchuk al limite dell'area di rigore, che da fuori tira e riesce a battere Handanovic. Qui l'errore è di Bastoni, perché non riesce a coprire sul tiro di Miranchuk, anche perché era l'unica soluzione possibile per il giocatore bergamasco, dato che sia Brozovic che De Vrij avevano chiuso qualunque altra soluzione possibile. Dopo il gol del pareggio, l'Inter è sulle gambe, mentre l'Atalanta è alla ricerca del gol del vantaggio e all'84esimo ci va molto vicina, con Atebor che salta sulla fascia destra, Perisic si accentra chiedendo l'1-2, ma il pallone di ritorno è per Freuler, che arriva al limite dell'area di rigore e crossa al centro, dove Muriel di poco non c'entra lo specchio della porta. Qui l'errore è di Gagliardini, che non segue Freuler nella marcatura, ma prova a seguire Atebor che è già marcato da D'Ambrosio. La partita terminerà sull'1-1 con un Inter che mostra un'ottima concentrazione per ben 60 minuti, che non concede molti tiri nello specchio della porta ad un Atalanta fin qui devastante e riesce a chiudere molto bene gli spazi di gioco. Quindi quali sono le situazioni da riproporre nel match di ritorno? Vorrei vedere un giocatore come Sanchez, che è molto abile a muoversi tra le linee. Infatti i movimenti del cileno hanno spesso messo in difficoltà la difesa atalantina. Bisogna puntare di più l'uno contro uno sulle fasce, perché di rado vedo che l'Atalanta raddoppia sugli esterni e la compattezza vista nei primi 60 minuti rispecchia molto quella attuale, ma non bisogna lasciare spazi tra la difesa e il centrocampo. Quali sono invece le situazioni da evitare? Non bisogna concedere falli al limite dell'area di rigore. Il pallino del gioco lasciato per troppo tempo all'avversario rischia di far correre i giocatori inutilmente, sprecando energie che poi possono condizionare la giocata. E quando hai occasioni come quelle di Vidal e Barella, lì devi ammazzare la partita. Detto questo, ragazzi, non credo che sarà una sfida facile, entrambe le squadre sono in salute visti i risultati recenti, ma la vittoria di Parma ci permette di affrontare la sfida di lunedì sera con meno pressioni. Entrambe le squadre hanno il miglior attacco in Serie A, l'Inter con 62 e l'Atalanta con 60, e credo però che Conte voglia dare continuità alla formazione iniziale, magari inserendo Lautaro al posto di Sanchez. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, secondo voi quale sarà la formazione titolare dell'Inter nei commenti, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdervi le prossime disamine tattiche e la live reaction del giorno dopo. Io vi ringrazio, un saluto da Umberto, l'interista forever, amala.